Oggi parliamo di uno dei miei cruiser entry level preferiti, è il D-Street. Passano gli anni, ma i piccoli cruiser skateboard non passano mai di moda. Molti di voi si ricorderanno di Penny Australia, i famosi skate in plastica che dal 2010, più o meno 2015, avevano praticamente invaso il mondo. Cosa ha in comune questo cruiser con il plastic cruiser di Penny? Te lo dico subito. Ma prima, come sempre, ricordati che se ti piacciono questi contenuti, se li trovi utili, il miglior modo di supportare Vagaboarder è fare i tuoi acquisti sul nostro shop online. Al tempo dei Penny, dei cruiser in plastica più famosi, c'erano tantissime imitazioni. C'era Prohibition, c'era il cruiser dell'Oxelo, il famoso cruiser del Decathlon, c'era Ridge che era quello di Amazon e ce n'erano tanti altri, ma ce n'era solo uno che era fatto molto bene e costava molto meno del Penny, e quel cruiser in plastica era proprio il D-Street. Questo, il D-Street che vediamo oggi, ha in comune molto con quel cruiser là, perché monta praticamente le stesse ruote, i track derivano proprio da quel prodotto là ed è per questo che ha attirato la mia attenzione dall'inizio. È una derivazione di quel plastic cruiser, ma in realtà nel frattempo si è molto evoluto perché sono cambiati e migliorati ulteriormente i track e così anche le ruote. Sulla tavola in legno montano anche dei piccoli particolari come il riser sotto ai track, e quelli servono per filtrare, come abbiamo detto più volte, le vibrazioni che nella tavola in legno chiaramente si sentono un po' di più che nella plastica. E cosa più importante, in questo cruiser la tavola, il deck, è in acero. A qualcuno piacciono, a qualcuno non piacciono i plastic cruiser, di fatto non sono male. I plastic cruiser sono molto comodi per certe cose, ma le tavole in legno hanno sempre un feeling unico. Personalmente preferisco sempre di gran lunga utilizzare un cruiser con un deck in legno, perché è diversa proprio la sensazione che trasmettono nei piedi. Proprio abbiamo un feeling di quello che succede sotto la tavola, quindi di reattività anche. Il plastic cruiser è veramente poco reattivo, poi è comodo perché assorbe un po' le vibrazioni, molleggia un pochino, ma la tavola in legno è sempre molto più reattiva e più scattosa e trasferisce diversamente, in maniera più diretta, le sensazioni del fondo. E allora, prima di andarlo a provare fuori, vediamo un po' di caratteristiche tecniche di questo skate. Lunghezza 28 pollici, ovvero circa 70 centimetri, per una larghezza di 7.25, ovvero circa 18 centimetri e mezzo. I track sono da 4 pollici e sono studiati appositamente per questo tipo di tavola. Gommini di tipo high rebound e riser in gomma sotto ai track. Le ruote sono da 59 mm come il mitico Penny, per 45 mm di contact patch, ovvero di impronta a terra. I cuscinetti infine sono degli onesti ABEX 7. Ed ora, come al solito, è il momento di provarla in strada. Siamo a maggio, sembra luglio. Non era proprio il giorno perfetto per provare questo D-Street, ma lui sì che è perfetto, perché è veramente spettacolare, è divertentissimo. E non me l'aspettavo, si riescono a fare anche trick. La misura leggermente più grande dei piccoli mini cruiser è proprio quel compromesso ideale che ti permette anche di fare ollie, e incredibilmente hanno azzeccato il tail, non lo so che cosa hanno fatto di così giusto, ma olla benissimo, è divertentissima. Devo mettere i piedi nel posto giusto perché è tutto un pochino più piccolo rispetto allo skateboard normale, ma ha un po' più esagerato e soprattutto si riesce anche a fare qualche flip, qualche trick che non mi aspettavo da un cruiser così piccolo. E poi un'ottima curva, i gommini sono fantastici, hanno fatto un lavoro al di sopra delle aspettative, veramente. Non è l'attrezzo specifico, come abbiamo già detto, per fare trick, ma quando vi viene voglia di esplorare un po' quel mondo là, potete assolutamente farlo. È tutto anche per il video di oggi, e come sempre ti saluto e ti rimando al prossimo video. Ricordati, se vuoi, qua sotto puoi sempre scrivermi nei commenti se hai dei dubbi, recensioni, video, suggerimenti, qualsiasi cosa che vorresti vedere nei prossimi contenuti, tu me lo scrivi qua sotto, io me lo appunto e vedrai che prima o poi arrivo. Sono un po' lento, ma arrivo praticamente sempre. E adesso spegni sta roba e esci a skateare. Via! Infine sono degli onesti ABEX 7. Non più dei miei